tutti ragazzi, la vostra Paolo Inter, un bacione, buon mercoledì a tutti, una bella giornata qui a Modena finalmente, un po' freddina ma diciamo che c'è il sole, quindi un po' diciamo comunque non è come ieri, che ieri c'era un nebbione che proprio non si vedeva niente. Ben ritrovati qui sul mio canale, breve video di mercato, di calcio mercato, appunto per parlare ancora un altro po' di questa sessione invernale che è iniziata da poco. Una new entry allora a livello di nomi appunto per l'Inter, cioè quella di Ashley Young, 34enne in forza al capitano e in forza al Manchester United, laterale, un giocatore che interesserebbe molto all'Inter dal momento che Marcos Alonso è troppo costoso, come dicevo nel mio ultimo video, e quindi ci sarebbe una sorta di abbozzo di bozza di accordo appunto col calciatore fino al 2021, un calciatore che potrebbe fare comodo, ci potrebbe servire sulle fasce, appunto per l'idea di Conte, di metterlo appunto sulle fasce, un calciatore che è in scadenza di contratto a giugno con lo United, e quindi si vorrebbe appunto prendere, però da gennaio, quindi da questo mese. Sembra, certe testate giornalistiche parlano come di un accordo già fatto, io sarei molto cauto comunque a parlare di affari già conclusi, perché bisogna vedere diverse cose, bisogna vedere anche lo United se lo libererà a costo zero o vorrà un indennizzo appunto per il calciatore, perché è molto probabile che voglia dei soldi al momento. Calciatore che potrebbe appunto, come dicevo, potrebbe esserci utile sulle fasce, un'idea dell'Inter appunto, dal momento che l'entourage dell'Inter, dal momento che Marcos Alonso appunto è troppo costoso, lo spagnolo del Chelsea, e sembra che la pista Darmian sia al momento ferma, quindi si è pensato appunto a Young. Young è un gregario un po' del Manchester United, è l'attuale capitano dello United. Si è pensato anche a questo calciatore perché dopo Lukaku e Sanchez ci sono buoni rapporti appunto col club inglese da parte appunto della nostra Inter, tra loro e noi, e quindi potrebbe essere un'idea appunto da gennaio, poi si potrebbe appunto fare un contratto appunto per sei mesi fino al 2021, e potrebbe appunto esserci utile appunto per questa seconda parte di stagione. Per quanto riguarda le uscite, Federico Di Marco sembra ormai dell'Hellas Verona. Con l'Hellas Verona c'è un accordo di massima appunto per il calciatore, dovrebbe essere ceduto diciamo adesso a gennaio, anche perché c'è un accordo tra Inter ed Hellas riguardo un giovane difensore albanese, di origine albanese, classe 2000, che è Marash Kumbulla, nome anche un po' difficile da pronunciare, io non lo conosco personalmente, comunque è un, tanto per intenderci, è un difensore alla bastoni, un ragazzo giovane, sembra molto talentuoso, sembra molto bravo, e quindi nel mirino dell'Inter ci sarebbe questo accordo appunto con l'Hellas appunto per giugno però, non per gennaio. C'era anche la concorrenza del Napoli, sembra battuta appunto perché ci sarebbe appunto anche questo inserimento di Di Marco che infoltirebbe le file degli scaligeni già da gennaio, e quindi a quanto pare sembra un accordo quasi già fatto. Poi vedremo ulteriori sviluppi appunto nei prossimi giorni, perché come sapete io sono un po' come San Tommaso, non ci credo se non ci metto il naso, quindi devo fino in fondo, bisogna vedere anche un po' la veridicità di queste notizie, perché non sempre sono notizie, diciamo, notizie vere.
Per quanto riguarda Vidal ed Eriksen, attualmente sono i due cacciatori, sono in stand-by. Vidal, diciamo, è prioritario rispetto ad Eriksen. Sembra che un po' la pista su Eriksen, sul danese, sia un po' raffreddata. Sul cileno ci sarebbe praticamente, l'Inter vorrebbe appunto tentare l'affondo dopo la Supercoppa di Spagna in Arabia, quindi dopo la partita di Supercoppa di Spagna vorrebbe appunto provare a prenderlo appunto nelle prossime settimane, se non la prossima settimana. E a questo proposito, Gabigol, come sapete, c'è una trattativa tra Gabigol e il Flamengo, ex squadra appunto con la quale lui aveva terminato il prestito il 31 dicembre scorso. E il Flamengo dovrebbe dare 16 milioni all'Inter per accaparrarsi l'80% del cartellino del brasiliano, di Barbosa, e se fosse così potrebbe essere un piccolo tesoretto, appunto una plusvalenza che potrebbe servire anche per il discorso Vidal, quindi potrebbero essere soldi che potrebbero essere messi, diciamo, insieme agli altri appunto per arrivare al cileno. E, come sapete, l'offerta dell'Inter è sempre ferma sui 15 milioni, quindi Barcellona ne vorrebbe 20. Però l'Inter per il cileno è ancora fermo appunto su questa cifra. Niente, staremo a vedere. Vidal comunque interessa molto a Conte, alla nostra Inter. Queste sono un po' le novità di mercato. Direi che non c'è altro al momento. Io vi aggiornerò continuamente con altre notizie, se chiaramente ci saranno degli aggiornamenti. E niente, ragazzi, io poi stasera pubblicherò le pagelle, riprenderò appunto a fare le pagelle con l'anno nuovo, le pagelle di Napoli-Inter, dei nostri ragazzi, e quindi voi continuate sempre a seguirmi, mi raccomando, iscrivetevi magari, che sapete che ci tengo, che vi iscrivete, che venite in tanti, e mettete il like, se vi va mettete il like. Io vi saluto, vi auguro ancora un buon mercoledì, una buona giornata, un bacione a tutti, dal vostro Paolo Inter, sempre forza Inter, e come mia consuetudine vi saluto con la mia solita, vi lascio con la mia solita frase, amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi, allora stasera pagelle, quindi rimanete sempre, seguite sempre il mio canale, rimanete aggiornati, attivate la campanella così vi arriveranno tutte le mie notifiche. Poi penso di fare in vista di Atalanta, di Inter-Atalanta, penso di fare quasi probabilmente il gameplay di FIFA 20 sul mio caro vecchiotto Xbox One. E poi vabbè, faremo un pre-partita, un pre-match, adesso vedo, magari parlerò un po' della gara contro l'Atalanta, però questo penso venerdì, ecco, penso comunque dopodomani, penso di fare appunto un video appunto che farà un po' il punto della situazione appunto riguardo questo match, che non è facile perché giochiamo contro una squadra ben organizzata, una squadra tra le più in forma del campionato, una squadra di giovani terribili, di questa Atalanta veramente, che è un po' un outsider di questo campionato, sta facendo veramente grandissime cose, quindi parleremo poi a tempo debito, venerdì parleremo poi appunto di questa sfida. Io vi saluto ancora, vi ho già detto la mia frase in chiusura, come al solito. Ve la ripeto, amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi, forza Inter e buon proseguimento. E mi raccomando, parola d'ordine, seguirmi sempre. Ciao, un bacione. Pazzi come te, nero azzurri.